Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e ben ritrovati qui sul mio canale, benvenuti o ben ritornati o ben ritrovati o insomma, non lo so. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, nella vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior che attenzione è tornato, continua perché sì ragazzi questa sera non finirà mai, sarà più vecchia di me, io ci avrò 80 anni. Per farvi intendere. Allora, le cose sono tornate alla normalità, quindi Ronaldo Junior oggi spaccherà tutto, devasterà tutto, per cui oggi, eccolo, sta già qui, guardatelo. Ronaldo Junior è pronto a fare festa, casino, bordello. Dopo che le cose sono andate un po' male, ha avuto l'incubo, è stato intrappolato di nuovo con It, ha avuto a che fare con It, è stata una cosa abbastanza problematica. Le cose sembrano essere tornate normali, quindi anche Ronaldo Junior, ragazzi, è tornato quello di sempre. Via con i casini, con i deliri. Bene, allora io ovviamente vi invito a lasciarvi, a farvi lasciare ovviamente se volete farlo un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale così ragazzi non potete perdere i prossimi video e a seguirmi qui su Instagram che trovate qui in descrizione, così potete essere salutati a fine video. Quindi mi raccomando, cioè c'è anche un altro Junior, vi ricordo di passarci, eh. La mamma quest'oggi ha invitato una sua amica che non so, dalla provenienza dubbia, questa qui sembra nera di pelle, quindi sicuramente sarà afroamericana o latina o non lo so. La mamma ha invitato questa sua amica per fare un corso di bellezza, infatti adesso arriverà la tizia che fa piedi, manicure, tutte le cacate varie. A me ragazzi, beh, queste cose non mi gustano per niente. Poi va ragazzata a fare l'allenamento perché stasera gioca col Valencia in Champions League, quindi è andato via e sono anche le 3, no, solo i 5. Quindi papà è andato via da un bel po' di tempo. E guardate un po', mi ha lasciato tre bei gioiellini da poter utilizzare, dato che ragazzi, Ronaldo Junior è famoso perché ruba le macchine di suo padre. Perché le sue macchine, che non dovrebbe avere, andiamo a fare un giro o con l'Audi RS7, che mi sa che l'abbiamo già fatto, abbiamo già fatto anche con questa. Ragazzi, io direi di prendere la moto Supreme di papà che mi ha palesemente copiato. Cioè, io ho palesemente copiato la sua, non mi ricordo com'era il fatto. Vabbè, insomma. Ci prendiamo la moto di papà, andiamo a fare casino, delirio in città, anche perché so che stasera c'è festa, quindi sicuramente ci sarà un po' di gente in giro. Vabbè, sghere ragazzi, prendiamo solo la moto per sdrogheggiare, perché io voglio andarmi a fare un giro con la moto, togliamo la musica così, ecco. Ok, allora vediamo un po' dove possiamo andare. Sghere, sono Valentino Rossi. Oddio, stai attento, Ronaldo Junior, non fa danni, non fare danni. Che poi guardate, non c'entra manco, non riesce manco a sterzare con la moto perché c'entri giusto giusto. Cioè il mento gli tocca sulla. Non so, mi ricordo come si chiama quella parte, però non ci entra manco nella moto. Sghere ragazzi, quest'oggi siamo carichi come dei cuccioli di elefante. Yeah, guardate che frenata che vi faccio qui, proprio alla punta. Mamma mia, Ronaldo Junior. Ragazzi, oggi vedo pazzo Ronaldo Junior. Ronaldo Junior. Madonna santa, stai attento, figlio mio, stai attento. Ragazzi, sono sicuro che ci scappa qualcosa stasera, sono sicuro. Non le fare ste cose. No, ma no, ma ce la fate per fare ste cose. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Attenzione, forse dovresti andare piano prima che ti prenda la macchina avanti. Ok, decidiamo dove andare. Vabbè, andiamo a fare un giro. Ragazzi, Pedrosa e Valentino Rossi mi fanno un baffo, però non andare fuori strada. Basta. Ci sono ragazzi, possiamo andare a sdrogheggiare al Burger King, a spararci il nuovo panino. Non mi ricordo come si chiama. Se, sghere, se. Mamma mia, Ronaldo Junior. Andiamo a spararci sto panino che voglio andarmi a fare un giro con questa moto a bomba. Ok. Bene ragazzi, siamo al solito qui al Burger King, che sembra essere vuoto oggi. Oh, vabbè, beh, meglio così, più cibo per me. Allora, prendiamoci tutta una Coca-Cola. Vai, Ronaldo Junior, prenditi una gassosa, una gassata, qualcosa, sghere, che ha preso la Sprite. Preso una Sprite, Ronaldo Junior, ragazzi. Mamma mia, bevitela tutta, bravo figliolo. No, Ronaldo Junior, non si buttano così. Sì che ormai è un porcellaio sto coso. Vabbè, spariamoci un panino, ragazzi, a schiere. Enjoy that. Grazie, fratello, grazie, ora ti pago. Spariamoci ai due, ragazzi, giusto per non essere, magari poi, cioè, ci troviamo senza cibo. Vabbè, sì che ormai il Camille ci conosce da tanto, tanto tempo, però voglio dire. Spero che tu abbia pagato. Hai pagato Ronaldo Junior? Come non ha pagato? Vabbè, in ogni caso, via ragazzi, non so se ha pagato o no, però andiamoci. Bene, allora, siamo belli carichi, pronti a sghiere con la moto Supreme del babbo di Papone. Mentre papà sta lì allo stadio ad allenarsi, io sto qui a sdraggiare. Cazzo! Meno male che non passavano carabinieri, poliziotti e macchine. Corri, Ronaldo Junior, non puoi lasciare lei! Ok ragazzi,
Ronaldo Junior, smetti di fare il deficiente, ragazzi, dobbiamo smettere seriamente di fare i cretini. Ma no, no, papà ci fa il mazzo così, ragazzi, se si dovesse rompere. L'ultima sdrogheggiata. Let's get it! Ok, basta. Andiamo a fare un giro pacifico, tranquillo, ragazzi. Abbiamo sdrogheggiato un po', ora basta, ora teschiamo la vita. Andiamo a fare un giro pacifico in autostrada. Non fate mai quello che fa Ronaldo Junior, perché sennò, ragazzi, rischiate la vita. Un cerchio perfetto, signori. Attenzione, la maestra di matematica mi fa stoppare. Bravo, inizia a rallentare, figliolo, bravo. Non è una gara, comunque. Bene, allora, ragazzi, passiamo una giornata diversa sulla moto del papà. Sono le 5, tanto tra un po' dobbiamo tornare a casa, papà, poi dobbiamo andare a vedere la partita del papà. Quindi facciamoci un giro su questa moto spaziale, sghere. Stiamo andando a bomba, ci siamo casati. Aspettate un attimo, non aspetta, aspetta, fiocchetti un attimo. Aspettate, ragazzi, ma qua non era... Sì, abbiamo superato qui la casa di Messi. È giusto, era qui? Oddio, c'è un vuoto. Voi ve lo ricordate se era qui? Mi sa di sì. Ok, ragazzi, sono dietro una macchina che è il tio e va. Oh, merda! Vado! Ah! Tutto a posto? Oddio, ce la fai? Che è successo? Oddio, Messi! Ti ho fatto male? Oddio! Oh, merda! Oddio! Messi, scusami, ti prego. Oddio, ragazzi, aspettate, che sta succedendo? La moto sta andando a fumo. Non mi dite che l'ho rotta. Ok, ragazzi, non ci credo. Si sta... Oddio, che è successo? Oh, merda. No. Ragazzi, non ci credo. Ronaldo Junior e Messi si stanno picchiando. Ma Ronaldo Junior, lascia stare Messi. Oddio, ragazzi, Messi che è infame. Ragazzi, è saltata la moto di papà. Oh, merda. Messi, e basta rompere. Oh, ora lo steno con un colpo, ragazzi. Oh mio Dio, colpo segreto, tiè. Ok, lo stesso male, però. Te vuoi andare? Guarda, Messi, per colpa tua, ma ti sembra normale che devi stare in mezzo alla strada così, razza di deficiente? Cioè, ragazzi, ditemi voi, guardate, lo sta tornando in casa, il cretino. Vabbè, sì, manco dal cancello principale, santo. Cioè, ditemi voi se uno si può mettere qua, ragazzi, è partita la moto di papà. Guardatela, è esplosa. E adesso che cazzo facciamo? Porca miseria, ragazzi, acciderbolina, è saltata la moto di Cristiano Ronaldo, papà ci ammazza. Questo perché a me si deve solo stare in mezzo così, cioè, ma ti sembra normale stare così mezzo fermo in mezzo alla strada? E poi i pompieri hanno bloccato il traffico e vabbè. Non ci credo, ragazzi, la mia auto di papà, guardate, l'ha ridotta un cu, è esplosa. Oh, corriamo subito da Simon, ce ne facciamo fare un'altra, ma al minimo vorrà un botto di soldi e vorrà sicuramente una settimana minimo per fare una moto del genere. E papà, quando torna a casa domani, non la vede, ci ammazza! Adesso ci prendiamo l'auto di Messi e sghere. No, Ronaldo Junior, cosa fai? Non puoi prenderti... Ah, ma è non intorno, ma una Lamborghini. Ma me ne sono accorto solo adesso. Oddio, ragazzi, perché questa cosa? Ronaldo Junior ha fottuto la macchina di Messi per... Dove stai andando, prima cosa, Ronaldo Junior? Ecco. Oggi gli incidenti proprio come se niente fosse. Io, Ronaldo Junior, è scassato l'auto di Messi. Ragazzi, dobbiamo correre allo Santo Scasso o da qualche altra parte e cercare di chiedere un preventivo per far fare la nuova moto a papà. Dobbiamo fare veloce, Ronaldo Junior, per non farti prendere la panica, se no crepiamo. Vedete, ragazzi, papà è lì allo stadio. Se sapesse che gli ho fatto esplodere la sua moto preferita, siamo nei guai. E papà non ama le moto. E Ronaldo Junior, siamo arrivati. Oh, madonna, povera auto di Messi. Entra dentro, Ronaldo Junior, piano. Oddio. Vabbè, insomma, usciamo, ragazzi, madonna, che casino. Tutta spaccata, povera Zetpolgo. Dobbiamo correre dentro. Signor Simon. Ragazzi, come prima cosa il signor Simon ci ha detto di calmarci, perché siamo arrivati fiondati, gridando, ha detto di calmarci. Ci ha offerto qualcosa da bere, di dirci con calma quale sia il nostro problema. Allora, signor meccanico, io lo dico in una maniera molto gentile. Ho rubato l'auto di Messi, l'ho scassata, sta lì fuori. Ma ciò che è peggio è che è la moto di mio padre. È successo un bordello, vi prego aiutatemi. Signor Simon, lei che cosa dice? Signor Simon dice che proprio oggi sono arrivate delle moto. Sicuro? Dove sono? Dice che sono queste moto qui, ragazzi, che volendo potremmo prenderne una e riverniciarla, ma queste sono troppo diverse rispetto a... Possiamo usare questa, che è molto simile alla Abati. Ma no, ragazzi, non ci sta, questa è troppo bassa, questa nemmeno, questa è un altro modello ancora. Ragazzi, forse questa qui potrebbe essere... Oddio, c'è scritto una parolaccia, non do giro, non legge, girati. Ok, guardi, signor meccanico, la prego, ho rotto l'auto... Guardi, signor meccanico, ho rotto la moto di mio padre, bisogna riverniciarla, prendo quella là all'ultima. La prego, faccio il possibile. Allora, il meccanico sta dicendo che si può fare, ci costerà un bel po' perché è una moto personalizzata, però ci vorrà almeno 5 giorni perché
lui ci dovrà mettere molto impegno e soprattutto tanto tempo. Ok ragazzi, a quanto pare mezzo forse abbiamo risolto il problema. Intanto dobbiamo trovare una scusa da papà, perché la moto è rotta e ci personalizzerà questa come quella che ci hanno già fatto. Quindi sperando che ci riusciamo. Adesso non mi resta altro che tornare a casa, perché tra un po' papà scende in campo e la mamma potrebbe insospettirsi. Abbiamo scassato anche l'auto di Messi e non è più cosa da niente. Messi sicuramente si incazzerà a morte con nostro padre. Non so quante cose dobbiamo fare. Spero solo che Messi non faccia l'infame. In ogni caso, se voi volete vedere Ronaldo Junior a riparare la moto, mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale, cosa importantissima, così non perdete nessun episodio. E saluto gli ultimi di voi su Instagram, mentre Ronaldo Junior sta per crepare. Dario Durante 4266, Lorenzo Lupatelli, Oggi Berto 68, Almereca 07 e Martina. Non bastava una volta, due, vabbè. Comunque, ciao a questi 5 bomberini. Se anche voi volete essere salutati dal pazzo Ronaldo Junior, mi raccomando, fate come lui e venitemi a seguire qui su Instagram, che trovate sia in descrizione che ovviamente anche qui. Mi basta cercare Chioccio Rialetto. E ragazzi, vi saluterò in tutte le prossime foto. Dobbiamo fare più che altro presto e tornare a casa prima che la mamma ci spezza e sappia tutto, perché Ronaldo Junior ne ha combinata un'altra delle sue. Mi piace! Yeah! Bene, direi che per questo video è tutto ragazzi, vedremo come andrà a finire e ci becchiamo al prossimo video. Guai a me gozzo, Ronaldo Junior. Si è pure ribaltato, non ci credo. Ci becchiamo al prossimo video ragazzi. Grazie a tutti per la visione e bella per tutti.